tu sei andata con la mia volontà e uscirai di casa con la mia volontà finché non trovi i documenti. Questi sono alcuni dei messaggi ricevuti da Saman Abbas, la 18enne pakistana uccisa dai suoi stessi familiari nella notte tra il 30 aprile e il 1 maggio 2021 a Novellara, Reggio Emilia. La giovane è stata punita dai genitori Shabar Abbas e Nazia Shahin, condannati recentemente all'ergastolo per la relazione che aveva intrapreso con Saqib Ayoub, suo connazionale. A scriverle non sono stati i genitori, bensì il suo fidanzato Saqib. La conversazione risale al 30 aprile 2021. Saman, da qualche giorno, si era allontanata dalla comunità che la ospitava per tornare a casa dai genitori. Voleva prendere i suoi documenti per potersi spostare da Saqib, con cui aveva organizzato il matrimonio. Sapeva che era pericoloso tornare a casa. Era fuggita da lì più volte in passato. La sera del 30 aprile, Saman era molto preoccupata. Lo aveva confidato al fidanzato. «Io oggi vado via, molto lontano da tutti voi». A questo messaggio Saqib aveva risposto «Sì, sì». E lei «Vedrai». E Saqib «Tu sei andata con la mia volontà e uscirai di casa con la mia volontà». Ai carabinieri, dopo la scomparsa di Saman, Saqib aveva raccontato «Io ero consapevole del pericolo che correva tornando a casa e non ero d'accordo su ciò, in quanto sono a conoscenza del fatto che il padre aveva minacciato di uccidermi se non la lasciavo». Nelle 600 pagine delle motivazioni della sentenza di condanna dei genitori di Saman, si presta grande attenzione a Saqib, che si è mostrato distrutto dalla scomparsa della fidanzata. Ha persino esibito l'abito da sposa che avevano acquistato insieme, ha condiviso i loro sogni e si è costituito parte civile nel processo contro i familiari di Saman, ritenendo di avere diritto a un risarcimento. Per i giudici avrebbe solo illuso la giovane. Questo emerge dalle conversazioni rinvenute sul cellulare di Saqib. Non solo i messaggi inviati a Saman, ma anche quelli destinati a un'altra ragazza. Infatti, già dal 1 maggio 2021, poche ore dopo la sparizione di Saman, Saqib chatta con un'altra ragazza, lasciando poco spazio a interpretazioni. Le scrive «Prenditi cura di te, mi manchi così tanto, amore mio», e ancora «Ti amo, vita mia». Non ricevendo risposta, la sollecita «Chi ama risponde sempre con amore». Dal 1 maggio al 17 giugno, giorno in cui il telefono di Saqib viene sequestrato, ci sono così tanti messaggi con altre ragazze da riempire 5.000 pagine di tabulati. L'analisi di queste conversazioni, come riportato nelle motivazioni della sentenza, dimostra uno scarso attaccamento di Saqib verso Saman, la quale era profondamente innamorata di lui, tanto da mettere a rischio tutto per lui. Nei primi giorni il comportamento di Saqib, senza conoscere la sorte di Saman, può essere interpretato come sintomo della sua scarsa serietà e totale mancanza di rispetto. Le parole pronunciate dai giudici assumono un peso immenso, un fardello di significato che è difficile da trascurare, poiché rivelano aspetti dolorosi e cruciali della vicenda della giovane vittima. Per i magistrati, Saqib avrebbe potuto compromettere il percorso di Saman all'interno della comunità che l'accoglieva, un cammino che avrebbe potuto garantirle un futuro libero dalle rigide restrizioni imposte dalla famiglia. Anche quando Saman era ancora viva e progettava il matrimonio con Saqib, sembra che lui le nascondesse i suoi viaggi a Milano e i contatti con altre giovani, con cui condivideva anche foto intime. Questo quadro di solitudine vissuta da Saman è descritto dai giudici come sconcertante. La corte d'assise ha adottato una posizione severa anche nei confronti del fratello di Saman, Ali Haider. Anche lui era stato inizialmente indagato per omicidio, ma la sua posizione è stata poi archiviata. I giudici ritengono che si sia concentrato esclusivamente nella difesa ferma di se stesso e non ha mai accusato i genitori, ma solo lo zio di Saman, Danish Asnain, condannato a 14 anni. I legali del padre di Saman hanno già annunciato che presenteranno ricorso.